Guarda che cogna Laura, Laura! Salutiamo la struttura Artwin, anche se non ho fatto dei video all'interno, è stata una bella struttura che raccomandiamo. Adesso partiamo e andiamo direttamente a Trebisonda sul Mar Nero. Bene, uscito dalla struttura. Siamo a Trebisonda, per cui faremo un bel percorso lungo, pieno di tornanti, con la vicenda. It won't go away, I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay, it's like you're my personal illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl. But if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. Ooh. I've got my hands on your body, so tell me what you want me to do. I can be good or be naughty. Data la pappa alla tenerona, di parte, e passiamo tutto avanti. Viaggiando da solo ha un risparmio enorme di benzina, io con il bagaglio una persona in più, bagaglio di due, è diverso. Proseguiamo il viaggio, vi spiego un po' la nostra destinazione. Trebisonda è una città della Turchia
che è situata nella costa nord-orientale che si affaccia sul Mar Nero della Turchia. Come importanza nel periodo medievale fu capitale dell'impero di Trebizonda fra il 1204 e il 1461. Fu l'ultima città bizantina indipendente a essere conquistata da turchi ottomani. E nel 1461, dopo la caduta di Costantinopoli, che fu nel 1453, e Mistra fu presa dall'impero ottomano. Oggi Trebisonda è il porto più grande della Turchia sul Mar Nero e conserva ancora una certa importanza grazie alla Loro sua sono troppe posizione strategica le sulle carte. rotte commerciali fra Vogliono Europa le e Medio no, Oriente. no, sono pesci Anche il d'acqua pesce. dolce. Questo paesaggio che vedi così è tipico della Patagonia, bellissimo. A fine d'Italia. In alto No, no, della parte del fiume con i salici, via dei Patagonia in pini. basso, è tutto deserto. Sì, Mi vabbè, sono rotto i questo. coglioni, scusi. Eh? Mi sono rotto i coglioni. Di che? Che sta qui in mezzo alle montagne. Poi ci riusciamo a farla, arriviamo ai Sono 14, no, all'incrocio 14 e 6. Yeah.
notte fatta. Napoli sono più bravi, però a Napoli avrebbero saltato il marciapiede, è passato con una pedalina, toccato, cia, cia, cia. Questi non sanno fare niente. Scendi Laura, che dopo mi partite con noi. Italia! Italia! YouTube? Canal name? Canal YouTube name? Yes, Alejandro Pichileufu. What? One moment, you have... Do you like have a picture? Hey. Paran! Scaricate tutto quello che devi scaricare. Ora 110.000 abbonatori. Hai capito? 110.000. C'è un video? Video. No, no video. Alessandro. Alessandro. Alejandro. Alejandro. Yes. Pichileufu. Ne siamo in Reels. Ne siamo in Reels. Reso conto di oggi, venerdì 22 settembre. Siamo a Trebisonda, sulle sponde del Mar Nero. E... oggi abbiamo fatto un percorso da Artuin fino qua, tutto sulle montagne, attraverso le rocce, fin dopo arrivare a una valle molto bella che vedrete sui video. E 320 km totali, domani partiremo e andremo a un monastero e poi così via. E non vi parlo sempre davanti alla telecamera perché non ho tempo e beh, così la vita. Siamo in uno dei camminamenti di Trebisonda. Trebisonda è una città importante, non mi ricordo cosa, ma che è sulle sponde del Mar Nero. Molto moderno, ma comunque conserva le loro tradizioni. Buongiorno. Fa un cazzo di caldo. Ma potevamo partire il 20-25 settembre, no? Puttana, prima troia, bagasciata. Siamo a Trabzon, Trebisonda. Stamattina un caldo bestiale. Colpa sua. Colpa mia, perché dovevo, se non partivo il 9 non riuscivo a ritornare per tempo del lavoro. Va bene. Adesso andiamo a fare un po' di fresco in montagna. Va bene un cazzo.
la tappa di oggi è breve ma lunga, ci sono delle sorprese che vedrete in video, dico dopo, lo vedrete, va bene, adesso andiamo via da qui, ciao. Ah, lasciamo l'hotel, lasciamo Trebisonda. Ah. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. Ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale, che ci saranno delle belle. Grazie. You need